aereo privato segnalatoci, tutto in regola. Avverti il comando. Subito. Allacciarsi le cinture. Robert, la cintura. Attenzione, attenzione, aereo T-25 chiama torre di controllo. Passo. Ma che è quest'altro segnale? Si è bloccato. I comandi non funzionano più. SOS, SOS. Torre controllo, rispondete. Qui aereo T-25, rispondete. Precipitiamo! Tangeri, un aereo privato è precipitato per cause sconosciute ai margini del deserto del Sahara. A bordo, oltre ai due piloti, si trovavano il noto scienziato, professor Landelsen, e il figlio Robert. L'aviazione militare francese ha recuperato i corpi degli sventurati, meno quello del giovane Landelsen, misteriosamente scomparso. Mosca, da fonti ufficiose si apprende che la Russia si appresta a lanciare un altro uomo nello spazio. Il lancio è previsto per il prossimo mese. Signori, siamo stati convocati d'urgenza per esaminare insieme gli inspiegabili gravissimi disastri verificatisi di recente. Mentre vi parlo, non è stato ancora domato l'enorme incendio che ha distrutto i nostri impianti del Nevada e che, come ben sapete, ha seguito di poche ore le esplosioni di Cape Canaveral e di Atomgrad. La situazione è drammatica e dobbiamo affrontarla tutti uniti. È giusto. Si tratta senza alcun dubbio di sabotaggio, ma ad opera di chi? Quale potenza potrebbe avere interesse a distruggere sia gli impianti spaziali americani che quelli sovietici? Il professor Miller, del NASA, ha alcune idee in proposito che ora ci esporrà. Prego. Voglio prima di tutto mostrar loro alcuni film che mi sono stati forniti dal National Security Agency, dal servizio segreto sovietico e dalla nostra organizzazione centrale di controspionaggio. Questa scena è stata girata a Cape Canaveral, poco prima dell'esplosione del 10 maggio. Osservate bene questo volto. Atomgrad, in Russia, sempre il 10 maggio. Notate, ancora la stessa persona. E nel Nevada, lo stesso giorno, ancora lui. In tutti i luoghi teatro dei recenti disastri, i vari servizi di sicurezza hanno notato la presenza di questo misterioso individuo che immediatamente dopo le varie esplosioni è sparito senza lasciare tracce. Mentre, cosa sconcertante, si verificava una contemporanea e inspiegabile avaria di tutte le reti di avvistamento radar delle diverse zone. Ma quello che risulta più fantastico, stiano bene attenti, è che tutte le sequenze che ho mostrato loro con lo stesso sconosciuto personaggio sono state girate in posti così distanti fra loro contemporaneamente. Voglio dire, non solo il medesimo giorno, ma a poche ore, per non dire a pochi minuti, le une dalle altre. Ma com'è possibile? Migliaia di chilometri corrono da un capo all'altro, è pazzesco! Proprio così. Ma è un uomo? O un'entità soprannaturale dotata di poteri sconosciuti? Un essere di un altro pianeta? Qualsiasi ipotesi è valida. Per ora non esiste una spiegazione plausibile, ma aspettino.
Desidero mostrar loro un'altra scena. Ma è l'individuo misterioso. Sempre lui. Sì, non c'è dubbio. No, signori, c'è un equivoco. Quello era Robert Landersen, che, come ricorderanno, morì pochi mesi fa nel Sahara in un incidente di volo insieme al padre, il ben conosciuto scienziato. Possibile. Somiglia in modo straordinario al nostro uomo. Beh, la rassomiglianza potrebbe anche essere casuale. Ma quando l'aereo del professor Landersen cadde, tutti i radar della zona si bloccarono senza alcuna apparente ragione. Esattamente come è successo durante e dopo i recenti disastri. Secondo lei allora esisterebbe una correlazione fra questi fatti misteriosi? Senza alcun dubbio. Sono convinto che la straordinaria rassomiglianza fra quell'individuo e il defunto Landersen è la chiave di volta di tutta la situazione. Il pericolo è immediato e bisogna agire. Dobbiamo assolutamente catturare quell'uomo. La nostra polizia... State, mio caro generale, noi tutti abbiamo la massima stima della polizia sovietica, ma quell'uomo ha inflitto colpi gravissimi anche a voi. Evidentemente si tratta di un essere dotato di possibilità eccezionali o di un'arma sconosciuta. Lei cosa suggerisce, professore? Beh, secondo me, prima ancora di poter fare qualcosa, dobbiamo assolutamente scoprire chi è, da dove è venuto. Qual è lo scopo che si è prefisso? Giustissimo, ma come? Per cominciare, bisogna avvertire i servizi di sicurezza di tutti gli stati e stabilire una rete di controllo in tutto il globo, in modo che io possa essere subito avvisato non appena si noti la presenza di quell'uomo o si verifichino quelle strane avarie ai radar. Mi recherò immediatamente sul posto e farò tutto il possibile per riuscire a penetrare il segreto di quell'uomo e del suo misterioso potere. Quanto siamo arrivati, Casoni? Al 3%, continuo. Sì, 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 continui. Lentamente, mi raccomando. Si fermi al 4,5%. Questa nuova combinazione l'effetto è quasi istantaneo. Ora tolga il gas e immetta aria ossigenata. Abbiamo impiegato dei mesi, ma ci siamo riusciti. Professore, questo gas può diventare un'arma formidabile, straordinaria, capace di paralizzare per 2 o 3 giorni un'intera città. Buongiorno, professore. Buongiorno. Ciao, Marina. Ciao. Come stai? Senti, Giorgio, dimmi la verità. Di che cosa hai più bisogno, di una fidanzata o di una macchina? Beh, diciamo di tutte e due.
La mia macchina è in riparazione. Lo sai, no? Oh, sì, sì. Lo so da un mese. E io è un mese che per stare ai patti pago tutte le tue contravvenzioni. Dove vogliamo andare? Al circolo. Ho un appuntamento con Audrey. Quella pazza d'inglese? Sì, lei. Ah, e va bene, coraggio. Andiamo. Aeromobile sconosciuto, direzione nord. Avvistato, aeromobile sconosciuto, direzione nord. Ma si è bloccato, come ieri. Avverti subito il tenente. Signor tenente, si è ripetuto lo stesso fenomeno. Si è interrotta la ricezione. Ancora? Si stava seguendo un aeromobile non identificato quando improvvisamente... Torre controllo? Il nostro radar si è bloccato. Seguite voi l'aeromobile. Impossibile. Un'interferenza magnetica potentissima ha paralizzato il nostro apparecchio. Ho capito. Vai pure. Pronto. Fatemi parlare subito con il maggiore Michelotti. È molto urgente. Maggiore Michelotti. Il maggiore Michelotti è desiderato urgenza al telefono. Oh, mi scusi. Ah, il maggiore Michelotti? Sì, sono io. Che cos'è tutta questa fretta? Non ci sarà mica la mobilitazione generale, vero? No, no, speriamo di no. Peccato, un'occasione perduta. Poteva essere l'uomo della mia vita, ma vedrete che quella telefonata me lo porterà via. Perché? Lo conosci? No, ma è l'unico che ho visto in tutta la mattina col quale concluderei la serata. Oh, l'ho scandalizzata, professore. Ho detto qualcosa che non va. Eppure tutta la sua biologia dovrebbe averla abituata a questa naturale attrazione dei sessi. Ti pare? Ma qui non siamo in laboratorio. Oh, tu mettiti a ragionare come lui e passerete la luna di miele a studiare i fiori e le farfalle. Interessante, una luna di miele biologico sperimentale. Bene, io devo andare. Aspetta, caro. Se vuoi ti accompagno. No, grazie, prenderò un taxi. Audrey. Non beva più. L'alcol fa male anche alle pittrici alla moda come lei. Consiglio di biologo. Bene, sì, certo. Vengo immediatamente. Ma presto, al Ministero della Difesa. Ehi, carrozza! Ma guarda questo che fa. Ce n'ha ancora per molto? È la seconda volta che mi fai il ritratto. Io mi sono già stufata, sa? E poi ci rimetto un sacco di clienti io. Ah, sta un po' zitta. Marisa, vedi quella, fa la modella. Sì, hai ragione tu. Meglio piantarla. Non c'è disperazione nei tuoi occhi, né lussuria. Niente di niente. Ma che ci vuol trovare, la fiamma del peccato? Io non lavoro mica per divertimento, sa?
fuggire al largo, eh? Ma piantala! Signorina, ho trovato il tipo che fa per lei. Molta lussuria, molto peccato e molta disperazione nei tuoi occhi. Oh, sembra quasi che questo qui non abbia mai visto l'acqua. Prego. Glielo ha chiesto qualcuno questo disegno? No. Perché lo ha fatto? Sono Audrey Bradbury. Sa, a volte noi pittrici ci innamoriamo di un modello, ma le dispiace proprio tanto che abbia fatto il suo ritratto. Nessun ritratto. Attenzione, la polizia! Scappiamo, scappiamo! E la polizia, venga con me. È meglio togliersi di mezzo, non si sa mai. Ha detto il suo nome? Mi chiamo Branko. Slavo? Sì, di lontana origine. Mi aveva visto prima d'ora? No, ma mi ha tratto subito il suo volto. Così personale, così diverso da tutti. E i suoi occhi hanno una luce fredda, misteriosa. Direi quasi sovrumana. Non posso farmi sfuggire un modello così. Devi assolutamente posare per me. E così ho allungato il gufo. Ciao, 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 ciao. Avete visto? Audrey si porta il lavoro a casa stasera. Mica quello è un tipo nuovo. Beh, coraggio, ragazze. Sbrighiamoci. Andiamo. Arrivo. Razza di libertà. Ci risiamo, eh? Ce l'avete proprio con noi, eh? Sono sempre le solite. Già, le solite poveracce che riuscite a pizzicare perché non hanno un protettore. Dio un po', vuoi finire dentro? Ma se oggi non lavoravo, posavo per una pittrice inglese, oh. Mi trovò interessante. Ma sì, faceva la modella, c'ero pure io. Ma è naturale, fa la modella lei, 5.000 pose. Le chiamo pose lei. Guardi qua, dottor. Ecco il mio ritratto. Che carino. Posavo per la pittrice, sì o no? Gliel'avevo detto. Meno male che ho portato il ritratto. Che schifo. Beh, ma questa non sei. Quello è un uomo. Chi è? Quello è un tipo con due maledetti occhi verdi. E che ne so, se l'è caricato in macchina la pittrice. Figurati. Portale via. Dottore, che stai andiamo? Andiamo. Via a casa con ragazzini che aspettano. Ma guarda, si fa più vita. Che razza di sistemi. Dare immediatamente notizie alla centrale Pizeta. Capitano Carloni, numero 640. Pericoloso da non fermare. Pronto? Dammi il 640 della centrale, capitano Carloni. Sì, glielo passo subito. Signor capitano, al telefono. Sì, capitano Carloni. Che? La squadra del buon costume? Capisco.
La pittrice inglese Audrey Bradbury. No, no, non prendete nessuna iniziativa. Pensiamo a tutto noi. Grazie. Questa volta abbiamo una buona traccia del nostro uomo. Ci spero molto poco. Avverta il capitano Clark e dia lo stato d'allarme. Signor, sì. Carpanelli, vieni subito da me. Comandi. Stato d'allarme, avverti tutte le sezioni. Signor, sì. Il capitano Clark. Sì. Ok. Via Margutta 53. Ma voi siete pronti per la ricezione in centrale? A più tardi. Jack, la telecamera a transistor. Via Margutta 53. Tutto a posto? Sì, signore. Vada pure. Verdi. Ah, è davvero affascinante. Credevo che solo dietro gli occhi di Giada del mio siamese si nascondesse un mondo misterioso. Ora invece... Ecco! Ho trovato! Sicuro! Eccolo il titolo del ritratto. Branco, l'uomo del mistero. Un mistero che sono fermamente decisa a decifrare. Chi aveva chiamato la polizia? Ma nessuno, via, non faccia l'ingenuo. È stata una retata della buon costume. Ma lei da che mondo viene? Dica. Non ha mai bevuto whisky. Non sa che esiste la squadra del buon costume. È un essere nuovo, meraviglioso. E nei suoi freddi occhi enigmatici io scoprirò il suo segreto. Mi dia solo un po' di tempo. Il tempo è prezioso per me. Che le interessa, mi dica, la modella o il quadro? Chi è? Marina. Marina. Bella, ricca e piuttosto capricciosa. Borri? No, Borri è il suo fidanzato. Le piace? Io spero di no, perché stasera voglio portarla ad una festa da amici dove ci sarà anche lei. You will be all for me. Non capisco. Vuol dire che d'ora in poi sarai solo per me. Andiamo. La tua pittura è tanto astratta che non si vede. Perché non dipingo mai? Aspetti sempre l'ispirazione? Vediamo che non ti arrivi troppo tardi. Speriamo. Sono riuscita a trovare due nuovi camerieri tanto bravi. Mi raccomando, non fatemeli scappare come gli altri. Oh. Che ne pensate del nuovo esemplare di maschio portato da Audrey?
Si direbbe un personaggio uscito dal pennello di Dalì. È un tipo un po' fenomeno, non mi interessa. Non parli intellettuale, a me sembra che posi basta. Come modello è interessante. Come uomo non lo posso giudicare. Non lo conosco ancora. Sentiamo il parere di Audrey. Un tipo straordinario, inconcepibile, mi esalta. Beh, intanto comincia col presentarmelo. Sono curiosa. Branco? La mia amica Ulla. Osservava la piscina? Sa, l'avevo fatta costruire per l'allevamento dei castori. Poi ho cambiato idea. Ah, sì. Allevamento castori. Ma che cosa sono questi castori? Buonasera a tutti, simpatici e antipatici. Dov'è Ulla? Eccola là. Cedimi quel quadro, voglio quel quadro, è il mio ritratto, ho il diritto di averlo. L'arte è di tutti, ed anche se il tuo ritratto non hai nessun diritto. Eh sì, beh, troverò io il modo di convincerti. Ciao, Ulla. Ciao, come sei carina stasera. Sono Marina Ferri. Non si fidi di Audrey, è la creatura più strana che io conosca. A meno che lei non la superi. E potrebbe anche essere a vederla. Non deve far caso a Marina. È un po' matta, sa. Senti, ho convinto Scilla a fare il bagno spogliata. Solo al buio, però. Brava Scilla! Oh, che divertente! Brava! Tu, venite, venite. Esibizionista, semplicemente meno conformista di te. In fondo tu sei restata una piccola borghese, cara. Mi scusi, non ho afferrato il suo nome. Ha detto Dracula? Non l'ho detto. Io mi chiamo Branco. Lo trova divertente? Beh, io no, di certo. Andiamo via. E Audrey? Vuol lasciarla così? Audrey non ha importanza. Tieni questa. Ma è lui? Sembra di sì. Non sono che una massa di piccoli snob. Non trova? È fidanzata. È interesse per me oppure semplice curiosità la sua? Con il professor Giorgio Borri. Ah, vedo che è ben informato. Sì. So che fa le ricerche sulla paralisi della volontà umana. Interessano anche noi, ma non abbiamo cavie umane per gli esperimenti. Dov'è ora il tuo fidanzato? Dimmi. Laboratorio. Lavora fino a tardi ogni sera. Voglio vederlo. Portami subito da lui. Poi dimenticherai.
dimenticherai tutto. Ma ora portami da lui. Te lo ordino. Ma non sono che dei cigni. Cigni. Ma lei mi spaventa. Andiamo via, presto. Sì, sì, la porto via, non si arrabbi. Ma lo sa che lei è anche più matto di me. Clark chiama centrale PZ, Clark chiama centrale PZ. Giulietta Spider, numero 412633, sta dirigendo verso Porta Pinciana. Continuate il pedinamento. Faremo seguire altre istruzioni. Non perdete il contatto. Signor Maggiore, un fonogramma urgente. Carloni, venga qua, prego. È arrivato l'ordine d'arrestare il nostro uomo. Raggiunga Clark e prenda personalmente il comando delle operazioni. Sì. Io farò intensificare il controllo televisivo nella zona. E la raggiungerò al più presto. Va bene. Oh, mi raccomando, attenzione, temo che sia un osso duro. Stia tranquillo. Di seguirmi senza opporre resistenza. Si tratta di un semplice fermo per accertamenti. Su, scende. Ma che succede? Andiamo. Fermi, non sparate. Potreste colpire la ragazza. Non faccia avvicinare nessuno, può essere pericoloso. Io lo seguo. Geiger hanno registrato della radioattività. Quell'essere, con un semplice tocco della mano, ha ucciso e disintegrato un uomo con radiazioni H. È qualcosa al di sopra della nostra comprensione. Ed ora, quali sono i nuovi ordini? Ordini? Abbiamo le mani legate. Dobbiamo limitarci a pedinarlo sempre. Organizzi i turni di sorveglianza e che non lo si perda di vista un istante. Ma perché a Roma? E qual è il motivo di tutto il suo interesse per quella ragazza? Forse quel biologo, quel Borri. Ed ora che stanno facendo? Quella poveretta è in continuo pericolo con quell'uomo. Bisogna fare qualcosa. Ma cosa? Dopo quanto è successo, ci hanno ordinato di non correre altri rischi. Temono che una mossa sbagliata possa provocare una catastrofe. La tuta antiradiazione, signor Maggiore. Bene, mettila lì. La ragazza sembra in stato di ipnosi. Quell'essere è una tremenda minaccia per tutti.
Sì. Ma la situazione è troppo grave per poterla affrontare da soli. Anche la commissione militare dell'ONU è stata messa al corrente degli ultimi avvenimenti e dobbiamo attendere le sue istruzioni. Speriamo che funzioni. Sì, glielo passo subito. Signor Maggiore, il servizio segreto del Ministero della Difesa informa che tutti i radar della zona si sono di nuovo bloccati. Il generale Rossi desidera parlare con lei. Pronto? Il Maggiore Micolotti in linea. Comandi, generale. Ha parlato con New York? Anche loro consigliano di sorvegliarlo senza intervenire. Sì, va bene, capito. O segui. Ecco, sta scendendo. Purché non se lo lasciano sfuggire. Senti, bello, hai un fiammifero? Deve essere un caso molto importante. Che ne dici, eh? Anche una scocciatura. Dove siete andati? Oh, fare una passeggiata, non ricordo neanche dove. Ma lo sai che è un tipo strano, mi fa un po' paura. E lui dov'è ora? Oh, si è fatto lasciare sul lungotevere. Delle armi? Sì, proprio lì. Allora credo d'aver capito. Non mi dovevi piantare qui sola, Marina. Lo sai che Stefano voleva portarmi via? Potevi andarci. Ora io me ne vado. Stanno chiamando. Piotta PZ, sono in ascolto. Va bene, signor capitano, non dubiti, non ci scapperà. Ho bisogno di rivederla. Lei è molto importante per me. Ma non ho che poche ore a disposizione. E poi dovrò ripartire. Per sempre. Lei è sconcertante. Lo sa che non riesco a ricordare molto di stasera. Ne ho solo delle immagini confuse, come di uno strano sogno. Mi può spiegare che cosa è successo? Al nostro prossimo incontro. Come? Prossimo incontro? È sicuro che ci rivedremo? Io devo rivederla. Va bene, allora. Domattina alle 11:00, sul lungotevere delle armi. Arrivederci. La vedi quella? E chi sarà? Ma...
Mica male. Eccolo. Branco, avevo paura di averti perso. Perché te ne sei andato così? Vieni qua, bella. Mi hai chiamato, caro? Sì, vieni qui. Non mi convincete. Ma senti, senti. E poi aspetto l'autobus. Andiamo via. Che credete? Branco, rispondimi. Che cos'hai? Perché mi tratti così? Aspetta. È tanto che ti sto cercando. Sento che sei prigioniero di una forza misteriosa. Ti prego, abbi fiducia in me. I'm sorry. I am not Branco. You are not Branco. Ma come? Tu non sei Branco? Ma... Su, presto, seguilo. Branco! Un momento, ma questo è un altro. Accidenti. Ma allora sono due identici. Sì. E adesso, quale seguiamo? Bisogna avvertire subito il comando. P8 chiama PZ. P8 chiama PZ. Urgente. Frank, forse avevo bevuto troppo. Ma allora dimmi, quell'altro chi? No, non fa niente. Non ha alcuna importanza. Sei tu l'uomo della mia vita. L'uomo che ho sempre aspettato. Vieni. Che mi importa chi sei? Da dove vieni? Quale sarà il domani? Valore delle cose è nell'attimo in cui si compie. Abbracciami. Abbracciami. Ben arrivato, professor Miller. Come va? Le presento il generale Rossi. Sono felice di vederla, caro professore. L'aspettavamo con molta ansia. Quando vuole. La pitrice inglese ha pagato con la vita la sua involontaria scoperta. Ora sappiamo che ne esistono almeno due, se non più, di quegli esseri straordinari e terribili. È quello che penso anch'io. E questo spiega la loro simultanea presenza in luoghi tanto distanti l'uno dall'altro. Ritorniamo per un momento al tragico caso Landersen. Io ho una mia teoria in proposito, ma per ora nessuna prova. Ancora Landersen? Ma è assurdo, la somiglianza è casuale. In questo caso tutto è assurdo, purtroppo. Con una scienza progredita si potrebbe raggiungere una perfetta identità attraverso una rigorosa selezione. E creare degli uomini identici l'uno all'altro. Può darsi, ma non è affatto questo quello a cui pensavo. È mia opinione che si tratti di esseri di un altro pianeta. E avrebbero deciso di invadere la Terra? Già, forse per impedirci la conquista dello spazio. Ecco perché sabotano i nostri impianti spaziali. Ma quanti ce ne saranno fra noi di questi individui? Possono essere 10,
100, 10.000 ed altri arrivarne continuamente. Potrebbe diventare una vera invasione. Devono essere distrutti. Bisogna dare un allarme generale. Dare un allarme generale alla popolazione significherebbe diffondere il panico su tutto il globo. Dobbiamo anzi mantenere il più assoluto segreto, a qualsiasi costo. Signori, non avete riflettuto che il fatto che uno di questi esseri si interessi tanto alla scoperta del professor Borri ci può essere di un grandissimo aiuto? Dobbiamo lasciarlo entrare indisturbato nell'istituto delle ricerche e lì esaminarlo a sua insaputa. È un gioco pericoloso. Se si impadronisse della formula del gas... Dobbiamo correre questo rischio. È l'unica nostra possibilità di chiarire il mistero e di organizzare la difesa dell'umanità. Vedete, è un gas estremamente pericoloso. Prodotto su vasta scala, potrebbe paralizzare per giorni e giorni l'intera popolazione di un paese. È un'arma tremenda. Lo conosce? Chi? Questo signore. No, non l'ho mai visto. Chi? È uno che si interessa molto alla sua scoperta. Ah, davvero? Una spia? Beh, qualche cosa del genere. E io cosa dovrei fare? Ecco, siamo certi che quest'uomo cercherà di vederla, professore. Vogliamo che ci aiuti a realizzare il nostro piano. Dunque... Quando ha visto per l'ultima volta Audrey? Alla villa dei suoi amici. Non lo ricorda? Quella svitata, chissà dove è andata a finire, ubriaca com'era. Ma dica un po', lei non se n'è accorto? È innamorata di lei, lo sapeva? No, il suo non è amore. Ricerca di emozioni. Beh, sì, in fondo... Credo che lei non abbia tutti i torti. Audrey è una donna audace e pazza, che subisce il fascino dell'ignoto. Ah, oh, che psicologo. Ora va meglio. Meglio? Cosa va meglio? Lei, tutto, non so. Sento che noi due stiamo per diventare buoni amici. Ed è una cosa che mi fa tanto piacere, sa? Ce ne sono molte uguali a lei. Uguali a me? Sì, voglio dire, con lo stesso involucro. Involucro? Che strano modo di esprimersi. Involucro. Lei trova sempre il modo di stupirmi. Beh, io credo di essere unica. E se ce ne fosse un'altra uguale a me, mi trasformerei. Attento, ora non mi diventi come tutti gli uomini quando si trovano con una ragazza. Avanti, adesso mi dica perché ha voluto rivedermi. Su, coraggio. Perché? È difficile spiegarlo. Mi parli di lei? Da dove viene? Com'era da bambino? Non so. Non me lo ricordo. Non sono mai stato bambino. Ricordi di Roma, souvenir. Faccia vedere. Ecco, prendo questo.
Non si sa proprio cosa pensare di lei. Assurdo, ingenuo, misterioso. Te lo dirò io cosa sei. Un bambino. Ecco, tieni, gioca. Bella curva. Fermiamoci un po' qua, vuoi? Allora, parlami di te. Tu potresti travolgere la freddezza della scienza. Riportare l'universo alle origini. Cosa vorrebbe essere? Una dichiarazione d'amore? Sono fidanzata, ricorda. Voglio sapere qualcosa di te. Io non sono umano. Eh? Ma che stai dicendo? Non mi puoi capire. Tu sei troppo semplice. Non sei umano? Lo diventerai ora. Ah! Le tue labbra sono di ghiaccio. Il tuo gesto mi è nuovo, ma penso sia una primitiva espressione d'amore. Enormi distanze di tempo e di spazio ci dividono, e io non sono umano, perciò vi posso giudicare. Voi, con gli studi nucleari, state andando verso la vostra autodistruzione. Non capite quale grande dono sia la vita, la vostra terra, la natura con i suoi misteri. Cerca di vedere il mondo da cui provengo, gli esseri informi che lo abitano e che un giorno lontanissimo furono uomini e donne, ognuno unico e meraviglioso come te. Commisero poi gli stessi errori che ora voi commettete. La scienza distrusse l'armonia misteriosa che regola la natura. Dimentica. Non avrei dovuto. Mi sono lasciato trascinare. Dimenticavo la mia missione. Non posso tradirli. Tradirli? Ma chi? Non posso tradire i miei. Venir meno la fiducia che hanno riposto in me. Mi rimane poco tempo. Presto. Devo parlare con Giorgio Borri. Va bene, ti ci porto. Siamo arrivati. Giorgio, pronto, sono io. C'è un mio amico che vorrebbe vederti perché... Sì, sì, capisco. Va bene, Marina. Ma tu va a casa, eh? Sì, ma stasera fatti vedere. Ho tanto bisogno di parlarti. Non so, mi sento così strana. Niente di grave, passerà. Ecco fatto. Giorgio ti aspetta, ma è meglio che tu ci vada da solo. Io non mi sento bene, preferisco andare a casa.
tocchi. Chiami subito un'ambulanza, con personale attrezzato contro le radiazioni. Vede, ogni giorno la scienza fa delle nuove scoperte che spiegano misteri fino a ieri rimasti almeno in parte insoluti. Già, è un progresso continuo. Io sono convinto che un giorno l'uomo arriverà a dominare anche la natura. Il bene e il male. Anche la morte. Ma allora che cosa accadrà? L'uomo è troppo sicuro di sé. Non pensa che una scienza incontrollata potrebbe prendergli la mano? Fiducia nell'uomo, allora. Vaga idea di quel che potrebbe essere una scienza infinita e disumana. Prego. Mi raccomando, dottore, siamo nelle sue mani. Stia tranquillo, professore. Eccoli, stanno entrando. Venga, venga a vedere. Questo è il nostro laboratorio per lo studio degli effetti della radioattività sul sistema nervoso. Vede? L'umanità è logora. I suoi nervi non tengono più, l'equilibrio sta per infrangersi. Un sonno generale ristoratore potrebbe essere un rimedio, secondo lei? Come quello che viene provocato dal suo gas al curaro, per esempio. Non esattamente. L'effetto del mio gas è una paralisi temporanea, più ancora che un sonno. Sperimentato sull'uomo gli toglierebbe la capacità di agire per un certo periodo senza nuocergli. Io ritengo di sì. Qual è la formula del gas al curaro? Rispondimi. Che la fortuna ci assista. Ecco fatto, professore. C'è qualcuno che ci spia. Qui sono passate radiazioni X. Ah no, succede spesso, non si preoccupi. Non è niente. Di là c'è un gabinetto radioscopico. Venga, le voglio mostrare un interessante apparecchio di nostra invenzione. Venga. Ora abbiamo una radiografia del nostro diabolico avversario. Scheletro simmetrico formato da una sostanza metallica, probabilmente acciaio. Un unico polmone, naturalmente artificiale. Niente cuore né sistema nervoso, sostituiti da un generatore radioattivo. Beh, tutto ciò conferma la mia teoria. Questi esseri non sono che degli automi ai quali sono state date sembianze umane e una soprannaturale potenza di distruzione. Incredibile. Inaudito. Ma allora questo spiega tutto. Esseri dotati di simili poteri potrebbero distruggere l'umanità. Che ne pensa, generale? Sì, ho una prospettiva agghiacciante. Capitano Carloni, è chiamato d'urgenza dalla clinica GEA. Sì? Come? Sospetto di radiazioni? Va bene, vengo subito. Marina Ferri è in delirio. Io vengo con lei, forse quella ragazza ci potrà svelare qualcosa. Su, svelto, tolga questa penna. E vado a chiamare il professor De Mattias. La cardiotropina è pronta, professor. Non si può entrare. Sono Carloni, della polizia. Il cuore sembra impazzito. Le tue labbra sono di ghiaccio. Ma tu non sei un mostro, vero? Perché non sei un uomo, Branco? Venga.
stato un miracolo, ma persiste sempre il pericolo di qualche turbamento psichico. Ha bisogno di riposo e tranquillità. Io devo assolutamente interrogarla. Quella ragazza può sapere cose di importanza vitale. Ma non la fatichi. Mi sente. Mi parli di Branco. Perché è un essere mostruoso? Cosa ha scoperto di lui? Branco. Sì. In un lontano e per ora a noi ignoto pianeta, una scienza illimitata e ormai sfuggita al controllo dei suoi stessi creatori ha violato il divino equilibrio che regge l'armonia dell'universo, dando così origine ad una nuova razza di esseri aberranti e mostruosi, dei quali purtroppo abbiamo anche noi qualche pallido esempio. Metta a posto lo schermo, per favore. Chiudi le tende. Ecco, questi sono alcuni dei fenomeni degenerativi provocati dall'esplosione atomica di Hiroshima e che, come ho detto, non ci possono dare che un'idea molto vaga di quello che devono essere gli abitanti del nostro misterioso pianeta. Ora, questi esseri informi hanno bisogno di un ambiente nuovo, non contaminato da radiazioni malefiche. E la Terra, per essi, è un meraviglioso mondo vergine retrogrado sul quale possono ancora salvarsi. Per questo hanno trasformato alcuni di loro e li hanno inviati fra noi. Ognuno con un compito ben preciso per preparare il terreno ad una trasmigrazione sulla Terra. Se sono così progrediti, conosceranno le armi nucleari? Senza alcun dubbio. Le conoscono così bene da non volerle impiegare per non rendere inabitabile anche la Terra. Ma ecco, secondo me, come questi esseri hanno concepito e sviluppato il loro piano. Dobbiamo ritenere per certo che una loro astronave abbia abbattuto l'aeroplano di Landersen mentre sorvolato il deserto del Sahara si stava dirigendo verso l'aeroporto di Tangeri. Non potremo mai sapere con precisione perché abbiano preso di mira proprio questo aereo, ma immagino che a ciò non sia estraneo il fatto che il professor Landersen era un noto fisico nucleare. L'equipaggio dell'astronave si è evidentemente impadronito del cadavere del giovane Robert, che come ricorderete non fu mai ritrovato e che deve essere servito come modello per costruire la serie degli esseri da inviare sulla Terra. Probabilmente in laboratori scientifici di cui noi non possiamo avere che un'idea molto vaga, con procedimenti tecnico-biologici estremamente progrediti, hanno rivestito degli scheletri di acciaio leggero o di un materiale equivalente con una sostanza molto simile ai tessuti animali, ottenendo dei simulacri di uomo sui quali, grazie alle loro spaventose e quasi illimitate conoscenze scientifiche, sono riusciti a suscitarne la vita e ad innestare dei prodigiosi cervelli tolti ai loro corpi deformi. Oggi noi dobbiamo affrontare questi esseri dall'apparenza di uomini, ma in realtà automi mostruosi e intelligenti che sono infiltrati in mezzo a noi e costituiscono una minaccia mortale per la nostra civiltà e la nostra stessa sopravvivenza. Dove è andato? È sparito. Accidenti. Torniamo indietro. Auto P5 chiama PZ. Pronto, maggiore Michelotti, abbiamo perso il contatto.
Si sono fatti fregare. Non lo troviamo più, è scomparso. Maledizione. Si è bloccato il radar. Chiamo PZ, PZ, Jerry Control, chiama Centrale Roma. Centrale Roma, grosso aeromobile, intercettato, si dirige sul Lazio. Magnetizzati radar terzo quadrante, passo. Non ricorda neanche una parola del loro colloquio. Gli è sembrato che cercasse Marina. E gli agenti che lo pedinavano? Lo hanno perso di vista, inspiegabilmente. E la scorta di Borri? Disintegrata. Il professore ha trovato per terra i guanti che portava quel mostro. Ma allora si sarà impadronito della forma del gas al curare. Bisogna ritrovarlo ed arrestarlo. A qualsiasi costo. La formula del gas non deve uscire. Sarebbe un fallimento. Io vado a mettermi in contatto con Washington. Maggiore Michelotti, dia il via al piano d'emergenza. Sì, generale. Albani, piano X. Perché poi Branco cercava Marina? Che si è innamorato di lei? Sarebbe una cosa spaventosa. Attenzione, attenzione! A tutte le auto da centrale PZ, prepararsi per il piano X di emergenza. Ripeto, piano X di emergenza. Prepararsi per il piano X di emergenza. Ripeto, piano X di emergenza. Attenzione, attenzione! Attuare il piano X di emergenza. Sentito, capitano. Piano X di emergenza. Se necessario, far uso dei fucili disintegratori. Attenzione, attenzione! Uso dei fucili disintegratori. Accidenti. Sentite un po' una cosa, ragazzini. Vi devo riportare a casa vostra, prima che succeda qualche guaio. E tu dove vai? Io vado a combattere, perbacco. Boom, boom, boom. Voglio venire anch'io a combattere. Io c'ho la pistola. No, no, andiamo a casa. Non è più il momento di giocare adesso. Ma allora perché prima ci hai fatto risalire sulla tua macchina? Beh, perché sono un incosciente e mi era sembrata una buona idea. I suoi documenti, per favore. Che succede? Albani, ci sono notizie? No, ancora niente, signor Maggiore. Torre controllo a centrale PZ, torre controllo a centrale PZ.
Il pilota di un apparecchio da turismo comunica di aver visto scendere uno strano ordigno nelle vicinanze di Castel di Leva. Non ha potuto seguirlo perché gli si sono bloccati inspiegabilmente i comandi. Accidenti. Le squadriglie battono un'altra zona. Maggiore, prendo alcuni uomini e corro con Clark a Castel di Leva. Sì, vada. Fate attenzione. Pronto? Quarta zona aerea? Il comandante. Allegri maschietti, siamo arrivati a casa. Adesso vi devo scaricare. Auto P9 chiama Pizzetta, urgentissimo. L'uomo è qui, davanti alla clinica Gea, però non posso affrontarlo perché ho due bambini con me. Dimmi, che succede? Giù, nascosti. Non vi muovete. Scusi, vada pure. È un'auto del servizio speciale.
la zona dovrebbe essere questa. Ma io non vedo niente. Neanch'io. Ma quello è Branco. Presto, inseguiamolo. Ecco quello che è rimasto di Branco, maggiore. Ma che cos'è? Una massa informe. Sembra acciaio fuso. E nient'altro. Un momento, aspetti. Ecco. Ho trovato questo oggetto. E che cos'è? Strano, un souvenir di Roma. Guardi. Muovetevi, circolare. Andiamocene, quelli stanno a far cinema. Questo cinema. Sgombrare, sgombrare. Branco non è andato molto lontano con quella formula. La nostra battaglia è finita. No, signori. Branco è finito. Ma la nostra battaglia è appena cominciata. Mai come oggi l'umanità ha bisogno di restare unita in pace. Altri esseri terribili, non molto differenti da Branco, stanno in agguato e ci osservano, ci studiano, sorvegliando la nostra terra dallo spazio, o abilmente confusi fra la folla anonima e indifferente delle nostre città. Gelidi, forti, spietati, crudeli. Ecco. Sì, signori. È una terribile, minacciosa, seppur silenziosa invasione. E anche in questo momento, in questo istante, ci può essere proprio vicino a voi uno di questi orridi esseri che vi guarda, vi osserva, ed è lì pronto a distruggervi.